Andiamo, si parte per nuove avventure che non si sa come vanno a finire, se no non si chiamerebbero. Camporatto! Sì. Ah, guarda, c'era la strada lì in mezzo, però si è chiusa. Qui dove siamo proprio sopra il lago. Ah, eccolo, vedi, il lago lì. Porca puttana, bello, guarda che spettacolo. Adesso qui su Mafem, di qua c'è parecchie zolle. Tagliamo da Minda di qua. Andiamo giù fino lì un attimo. Guarda bello, tipo. Che spettacolo di lago. E quelli lì l'altra volta c'erano anche la barca. Fino lassù abbiamo la strada, si vede. Dopo. Dai, ok. Jasmine, vai fino lì per vedere se c'è una specie di calpestio fatto dalle trattore o attraversi subito. Mi sa che conviene attraversare subito. Che la facciamo più lunga, se no. Io boh, con sta ruota sembra di avere un trattore. Ecco Piero che ha impostato la marcia per la salita. È in prima ridotta della ridotta della prima, sotto. Guardate com'è rampa. Saranno queste bici nuove col doppio ammortizzatore. Ostia, se andavamo verso la Torre Cotogna c'era il sole. Bello, sì. E poi andare giù da super che guido. Guarda se vedi un Bello. capriolo o qualcosa. Lì non ci sarà un lungo lago, c'è, va. Fatto dai pescatori. Dovrebbe prenderlo da di sopra. Lassù dalla strada va, c'è quel campo tutto bello in erba. E lì, vedi. Quello che se l'hanno fatto loro vuol dire che Pescatore poi. è bello Anche le calpestato. bestie sono passate, sicuro. Vedi, da me lassù, guarda, andiamo giù ma lì per il campo. Dopo me chiaramente
se so il bus, perché non è che... Aspetta che sennò noi non Però guarda lì, bellino, tra quelle ginestre... Ma dov'è che sono passati lì? Da qui? Della casa di dietro? E lì va la casa, si vede tra le piante. Perché lì vedi, tocca attraversare il campo, invece là... Limit Edition. Senti qua, quanto cambi, non si sente niente. Sembra che non c'è il cambio. Ma c'è la salita prima che... Dio, boh, questa... No. Bravo Pieruzzo, guarda come va. La gomma troppo gonfia. Yes! Devo recuperare. Sono in apnea. Slitta. Slitta troppo qui. No, no, hai ragione. Ah, sì, ecco perché. Cacchio! È vero! Ti sei appagato quando... Gustoso, aspetta che giro che... Ti fai un altro giro? Lo rifaccio! Sei rimasto contento allora! Poi arriviamo al circo. Quelle altre due gomme lì me le vendi a me o le hai già date a qualcuno? Sono attaccate su. Le voglio mettere a quella verde. Sì, sì, perché è sempre tutta bucata. Quella verde. Dopo alla tua che ce n'è una rovinata, ce l'hai? Già nuova, l'ho comprata. Quella lì usata la tengo così di riserva. Cacchio, vanno anche nella strada normale, se buchino subito non so perché. Quali, quelli normali? Sì, quella bici mia, quella verde, l'hanno usata per giù fino alla chiesa. Ma... Ah, vedi Piero, lì c'è proprio un sentierino, guarda. Vedi?
in direzione di quel palo della luce. Che c'è? Che... Dove è bianco? Sì. Quello non è degli animali. Dicono tagliando da di sopra si viene giù lì di fianco al campo, si viene giù, si attraversa a destra. Dopo c'è quel campo lì con l'erba e basta. Esatto. Lì è tutta palla. Dopo ci si collega con il lungo lago. E sentite quante alte. Prima lì che hanno fatto. Ma se siamo con Veggio che sei tutto in bardetto. In bardetto. No, galleggia. Aspetta. Galleggia. L'altra tua galleggiava, questo non lo so. Giusto. Questa è ancora più leggera. E appunto. Galleggia ancora meno. Possiamo tenerci. A tenerci. Guarda, addirittura, sai come hanno fatto? Avevano fatto la strada, ci sono passati sopra con stirpatore, va. Sì, dopo qualcuno con la moto da cross però è passato nel mezzo. Vedi? Se no va qui. Erano passati apposta sa stirpatura. Giusto. Secondo lui. Vedi sta strisciata più scura? E la larghezza da stirpatura. Pelo di cinghiale. Hai capito? Ci ha fatto il passaggio sopra, vedi con quello lì. Aspetta un attimo che voglio dare una bevutina. E anche una stortarina adesso. Guarda qui l'amianto. In avanti sta telecamera, mi sa che si è mossa. No, l'ho spostata adesso un po', troppo in basso. Mi sa. Allora, metti. Già è caldo, sono questo. Questa. Io sotto so questa qui. Ah, ma è quella lì ora, il Biotex? Biotex, sì. Allora, la stessa ditta, mi sa. Caro, sono tantissimi di ditti. Questa è solo per da metà sotto e basta. Sì, anche questa mi sembra bio qualcosa. Questo è quello dello stesso delle mutande che ho comprato io. Biotex, no, sì. Allora questo è diverso. Però sempre... Si è capito, ci sono anche le riviste. Sì, c'ha le cose verdi, c'è le finiture. C'è anche il mondo bici, visto che c'è una vasta gamma di roba. Se volevi dire... Qui dovevo lasciare un bigliettino per fare lo smaltimento dell'amianto. Sì, gli rompo un pezzo d'amianto, lo butto per terra, poi ci scrivo sopra il numero. Se lo vuoi recuperare, ma che mi frega un bel po'. Qui invece mi diceva Claudio che questa qui collega? Sì, va giù da qualche parte, però adesso non so se... Però il ponte è là, quella è la villa da... Sì. Ce n'era una che passa là sopra, vedi, ma mi sa che dopo di là è una ratta. Quella era un bel pezzetto. Sì, bravo. Di sopra però c'è il campo ratto, mi sa che non c'è più. Niente, dai, vieni giù, ma qua senza perdere ulteriore tempo. No.
ce li ho dietro. Infatti aspetta che adesso in discesa mi salta sicuramente la faccia. Adesso questa c'è anche gli scompartimenti. No, ti volevo dire che questa qui 49 euro, tu pensa, la vai a comprare a prezzo pieno 89, è un furto tutta questa roba di plastica presso fuso. Sì, bravo. Dovrebbe essere questo. Lo passa sotto qua. Immagino troviamo Claudio col motociclo. È la galleria. Sì, ci hanno fatto. L'hanno chiuso, però sotto mi sa che ci hanno messo dei tubi perché continua a venire giù, c'è una vena d'acqua bestiale. Dritto, dritto. Ok. Ma che c'è qua fermo? Che? Ma che c'è il fosforo? Che c'è? Sì, sì. Dalla parte di là. Da via del ponte, no? Vabbè, aspetta. E mi si sa, se gira giù da di là, infatti. Però aspetta, facciamo un... Qui vedo... Vedo un bel maltun, porca pittena. No, lui però diceva qui. Porca zoppa, questo buco io. Con sti rovi qui. Aspetta, va là. È qui come al solito. Si casca nella schiena. No, qui lo vedo troppo incastricciato, poi è troppo stretto. Sto pezzo è cascato dopo del bombardamento però.
Sì, no, questo è cascato qualche anno fa. Perché infatti ci camminiamo sopra, ci camminiamo. Invece da lì uno di schietti. Questo è il cemento? Dove rimaneva la parte in cemento? Sopra o sotto? Sotto, vedi quello, il buco di scolo dell'acqua? Quel tubo. Beh, qui. Che c'è un buco. Un dischietti? Un dischietto da lì è caduto, ma lascio. Forse è suicidato, non lo so, non ho il piano però. È arrivato lì e... Guarda lì con tutti i sassi del fiume, l'hanno fatto quello lì. Quello è il famoso terrapieno. Di qua di là no, c'è tutta la cosa in muratura. Sì. Poi lì per riempirlo, per finirlo, si buttavano un po' di... Ah, però qui manca tutta la parte in muratura. E questo dove siamo adesso? Tipo, che opere che facevano? Negli anni 40. Perché... Ma questo prima l'hanno fatto. L'hanno finito nel 43-44, dopo non è mai passato, perché dopo è stato bombardato quando c'è stata la ritirata, no? In tedesco, sì. Della linea gotica, qualche cosa. No, no, ma non è questo, è troppo in serbo qui. Sacco con la moto che non passa, non si roba più. Ma cosa a tagliarsi tutto. Allora sto di su da cima, poi giù del fianco del ponte, una stradina fattibile bene, insomma.